Buongiorno ragazzi, allora stamattina mi sono svegliata, ho fatto le mie cose, sono le 9:40 e tra circa un'oretta, verso le 11 più o meno, devo fare una call di lavoro per un progetto che magari vedrete in futuro. Ormai non vi parlo più dei progetti o robe perché qua c'è sempre dell'incertezza, quindi ne approfitto di questo tempo per farmi le sopracciglia perché... Non so se vedete, ma ho tutta una super ricrescita, perché forse è tipo un mese che non mi spelacchio tutta la sopracciglianza. Mi spinzetto già tutta. Dopodiché, in realtà, programmi di oggi. Dobbiamo andare al supermercato e tra l'altro devo anche farmi una lista di quello che effettivamente vorrei. Poi, nei prossimi giorni, devo anche ripassare assolutamente da Primark, perché ieri ho provato le mutandine che ho comprato. Vi giuro, ma è troppo comode, perché io ho sempre un problema con le mutande. Non mi piacciono quelle che non coprono l'inizio della pancetta bassa. Cioè, quando vedo le persone che portano le mutande, quelle proprio a filo panza, non so neanche come spiegarvelo, insomma. Comunque, low waist. Io sto così perché dico, come fate? Cioè, io la devo proprio avere, cioè, tipo coperta, capito? Non so da cosa deriva questa mia cosa. E quindi ogni volta mi danno fastidio appunto quelle che segnano troppo, che stringono troppo. Queste sono perfette perché, primo, sono quelle appunto senza cucitura, quindi comodissime. Poi fanno questo gioco sulla panza. Vabbè, io non so neanche perché vi sto raccontando questa cosa. Nuovo argomento, mutande, anche questo sbloccato. Ah, per informazione sono queste. Eccole qua, vedete, sono hipster. Quindi riandrò e ne compro altri, penso almeno due, forse anche tre, così appunto me li porto. Perché sono sincera, raga, in Corea non ci sono così. Finisco di spinzettarmi, mi preparo per la call e noi ci sentiamo subito dopo. Finito di fare la call, è andato tutto bene. Se questo progettino va come deve andare, sarà molto carino e interessante anche per voi. Detto ciò, adesso mia sorella è uscita. Le bimbe si sono scambiate i posti. Ormai è Gwendy che dorme nella cuccia perché è vecia, nonostante abbiamo la scaletta. La vecia va a dormire qui e la nana si sulla sua piccola copettina. Ciao, linguetta, ciao. E qui ci sono tutte le uova. In realtà vorrei portarne una al signor fidanzato, devo essere onesta, ma giusto per fargli vivere l'experience, perché lo sapete, in Corea non festeggiano in realtà la Pasqua, proprio ultima cosa che loro abbiano le uova di Pasqua. Ora, credo che questo sia il mio, anche se in realtà io volevo barare, volevo fare tutta quella cosa che vedo online, che pesano le uova per trovare, che ne so, tipo la sirenetta. Quindi dopo che vado a fare la spesa con mia madre, cerco di vedere se hanno delle uova, appunto, delle principesse. E mi sono fatta gli screen sul peso che dovrebbe avere. Pronti per fare la spesa con le nostre 800.000 buste? Comunque oggi è una figata, c'è il 20% su tutta la spesa, che pazzesco. Hanno cambiato tutto in questo supermarket. Ah! Sapete, è bello trovare il faie, si pronuncia faie, che io a Jenna gli dicevo sempre il fage, ma io voglio il fage, lei faie, non capiva mai. In realtà il mio goal in questo momento è trovare cosi proteici, che non so se ce l'abbiano ancora. Hanno solo quello con la panna, no, non mi piace. Era questa. Ma non è questa. Raga, la pazza con le uova così della Disney. Comunque l'ho pesata. Questa è 502, quindi dovrebbe essere quella da 505, che è quella di Ariel. Poi si vedrà, Dio vede e provvede. Guardate che bel cielo mentre spingo il carico. Comunque questo è il mio bottino della spesa di oggi. Alcune delle cose che dovrò portarmi, perché poi stavolta in realtà non vorrei troppo esagerare. Ah, ma io mi sono scordata una cosa però. Il guanciale, ragazzi, io ci riprovo. L'altra volta non l'ho fatta comunque al signor fidanzato, eh. Lo avevo portato, ma poi non ho mai avuto occasione di... L'ho aperto una volta, l'ho usato per fare la matriciana per me. Fine. Quindi ora lo metto al frigo. Poi i miei biscotti preferiti, che l'altra volta non li avevo portati perché ho detto no, perché se... Io li porto e poi li finisco a un certo punto, perché finiranno, ci rimango troppo male. Non li porto proprio via. E invece stavolta facciamoci del male. Ovviamente le grandi gocciole, due pacchetti di Fonsi, questi che anche io li adoro, un tè anche se non è il mio preferito, però vabbè, Twining. E poi ho preso il pesto rosso, il pesto, io adoro questo senza aglio. E poi questo per provarlo, non lo so veramente come possa essere, ricotta tartufo e pepe nero.
Hello, hello, hello ragazzi, oggi mi vedete già pronta. Tra l'altro mi devo lavare i capelli, quindi mi sono fatta questi ciuccettini molto carini. Dove l'altro? Ecco l'altro. Niente make up oggi, facciamo un po' prendere aria. Però il jet lag ragazzi io non ce l'ho, non ce l'ho mai avuto. Verso tipo le 6 qua di pomeriggio comincio a sbadigliare, però poi mi riprendo subito, cioè sono tipo 2-3 sbadigli fine. Il problema è sempre il jet lag dalla parte opposta per me, quando dall'Italia vado in Corea è un disastro. Ma comunque oggi come vedete c'è una ring light dietro di me perché devo andare da Julie per fare una robina. Sto aspettando solo che torni la mia nonnina, così mi dà la macchina e posso andare in tutta tranquillità e autonomia. Ecco, Dindo. Questa è la mia suoneria comunque, nonnino. Non so se l'avete mai sentita. Ecco, nonnino. Ok, allora arrivo, grazie. Stiamo facendo le nostre cose, siamo venute al Max. no, non ti posso riprendere, però. Vabbè, faccio vedere Giulio come è avvenuto. Eccoci qua, la Franzi. Guardate, c'è... Si percepisce l'affetto di come sono venuta al Max. Ma il problema è solo il tirante, perché poi per il resto... Mezza tirucata, mezza no. Vabbè, ma ognuno qui stanno a mangiare. C'è tutto un progettino, non ti ho spiegato. Tu lascia stare. Va bene. Mister Treccino. Pure io le treccine prima. Te l'ho già detto, poi ho deciso, ho detto no, vedi, perché me lo sentivo. Ma io scenderò perché dopo andranno racchiuse così nella parità. Nella peluta. Stiamo provando le mandorline che ho portato alla Zulix. Queste troppo agliose. Queste la vita, raga. Buonissime, sanno proprio di tutto. Questo si sta sentendo male. Che sono così piccanti, guarda la prova quanto sta bene. Pure si ghiozzo. Dai, no, dopo la provo. Dopo la provo. No, mi mangio, ma due. Ho capito, su ogni porta devi fare tutto sto pianto greco. Tre insieme. Allora, però anche quello, perché più ne mangi, più ti anestetizza, la certa non le senti più. La lingua non la sento. Capirai, allora, dai. Proviamo questo. Oreo. Queste sono le grassate. Sono tipo quelle della torta di carote. Madonna santa! Che so bombe. Questo è tutto biscotto. Mamma mia. Poi stavo facendo furore. Tanto dolci però. Okay. Ma c'è una crema! Dentro? Non mi piacciono. Tra la mandorla e il come si chiama? Il guscio. Ah. Se te le mangi tre vai in coma glicemico. C'è la crema dell'Oreo. Se la mangi mo questa vomiti dura. Perché è troppo dolce. Questa devi assaggiare perché è la nostra vita, dai. Dai, questa sì, pure se mo vomito in diretta. Oh no. Dopo ti arriva un sentore di mascarpone. Sembra il picco di caffè. Però con una cremina. Mazza che bravi. Il caffè non è troppo forte. È troppo bella qua. Ma si vede il doppio muretto. In cipria. In cipria. Queste sono le tue preferite? No, le classiche. Allora, prime, seconde, no. Terze, quarte. Fa contrasto il doppio muretto. Se metti questo l'ultimo ti uccido. L'aglio. Anche se l'aglio è strano perché guardate. No, io non ho assaggiato. Questo è tipo crostini all'aglio. No, assaggia. Però devi mangiare insieme. Mamma mia, no, ma ti arriva una svampa allucinante. E poi quello. Sì, quello piccante. Ma qua posso taglio per una settimana, meno male che non ci stavo. Ma pure il crostino dobbiamo. Sì, è buono insieme. Però ne mangi una, due. No, è buono. Mastica. No, io dai, ti ho rifatto la bocca a quella. No, mastica, io l'ho mangiata due. È terribile. Mi dirà che è uno snack salato, però, secondo me, questo. Cioè, questo non può entrare nella categoria snack dolci. Proprio. Quindi ci stavano anche salatine. C'era quella all'alga, io sotto. Adesso mi ferma la bocca, però. Mamma mia. Ok, adesso levo tutto prima che si spappolano tutto. Buongiorno ragazzi, non ci siamo sentiti in questi due giorni precedenti perché due giorni fa avevo un mal di testa tremendo che non riuscivo neanche ad aprire gli occhi a momenti e infatti sono stata a casina. Poi sono andata da nonna un altro giorno e sono stata la maggior parte del tempo con lei e quindi non vi ho fatto vedere nulla. Oggi è 24, in teoria saremmo dovute andare con Julie al sushi. In pratica mi ha scritto io stamattina se è sentita male. Oh raga, sempre nei giorni che dobbiamo fare qualcosa. E quindi andremo io, mia madre e mia sorella. Forse anche in Italia la gente esce solo di domenica. Perché, raga, penso tutte le volte che sono venuta qui a mangiare non abbiamo mai parcheggiato così lontano dalla meta. Ovviamente c'è vento perché dove ci sono io c'è vento. Quindi non
ci spero neanche di accomodarmi il capello in questo momento. Appena entrerò nel locale se ne parlerò. Guardate questi con la senape al miele. No, questi due hanno preso i ragnolini. Questi l'ho preso pure io. Giorgia, la madre. Tempura, crocchierella, bello cicciottallo. Guardate che carino, mini bao qua. Ho già provato anche il manzo piccante. Bao è rimasto qua, però è buonino, solo che c'è troppo bao e poca carne dentro. Bao. Allora vi dico, questo ci è piaciuto, manzo croccante. Fatto. Vediamo. Buono. Vedi? Vedi? Guarda che carino, mazza. Buono. Allora ragazzi, in realtà è un po' che penso a questa cosa e non so se farla o meno. A parte vabbè i patch qua, perché tanto ogni volta che torno faccio avanti e indietro, acqua di qua, acqua di là, la mia pelle è un disastro. Ma a parte questo, almeno ho dei patch carini a forma di stelline. Ragazzi, septum sì o septum no? Sono mesi in cui mi interrogo se toglierlo o meno. Contate che io l'ho fatto esattamente il giorno dopo i miei 18 anni. Ho fatto i 18 anni e la mattina dopo sono andata subito dal piercing. Quindi sono esattamente, se io quest'anno ne devo fare 26, sono 8 anni. Perché allora questo è con e poi vabbè io lo posso rivoltare dentro. E questa è senza. Ormai mi ci sono abituata così tanto che è come proprio un punto luce, no? Sul viso alla fine. Non lo so. Che poi ripeto, col fatto che ce l'ho appunto da 8 anni, anche togliendolo, non credo si chiuda in 3 giorni. Quindi vorrei farla una prova. Cioè so che prima o poi lo dovrò togliere, perché comunque prima o poi no. Il problema è che se mi tolgo questo poi mi viene in mente sicuro di farmi qualcos'altro. O qualche tipo altro buco alle orecchie, non lo so. Anche perché io ormai ci faccio caso o no. Praticamente ormai non me ne accorgo più neanche si apre, figurati come l'avrò chiuso l'ultima volta, non si sa. E penso che la gente anche che mi vede soprattutto sempre ci abbia fatto l'abitudine. Quindi se io anche lo togliessi non penso che qualcuno se ne accorgerebbe. Oh, mi sa che si è aperto. Wow. Poi è tutto pulito comunque, giusto per informazione. Mamma mia che strano. E poi ho il naso un sacco mollo, cioè ho un sacco di cartilagine, quindi non potevo più fare questa cosa ovviamente. Cioè sì, però si sentiva sempre la barrettina giustamente, no? Una volta che becchi il buco, zac, e te lo rimetti. E vabbè ragazzi, questo è. Comunque dopo devo accompagnare mia madre al supermercato perché devo prendere delle robine. A parte che mi mancano ancora della mia lista, perché io ogni volta poi che torno mi faccio una lista come se non fosse abbastanza. Sono venuta a prendere un po' di tè, questi sono i miei preferiti. Sto guardando tutte le uova. Ragazzi, a parte c'era quello del Signore degli Anelli. Poi devo trovare quello di Game of Thrones adesso. Ho trovato One Piece. E l'altro giorno me l'ha detto questo Franceschina, l'uovo di mercoledì, perché non l'ho preso, non lo so. Sono assolutamente scioccata. Non capisco perché io non l'abbia preso quello di mercoledì Adams. Però vabbè, cioè per me uno basta avanza, perché dare i soldi in queste cose anche meno. Ora siamo un attimo all'equazione degli animali. Questa è gigante. Ha una sezione, guardate, pettorine, robe. E infatti vorrei prendere questo Ami per l'estate, più traspirante. E poi il colore, dai, vabbè, non ve lo devo dire io. Sono molto contenta perché anche in differita con il mio VPN, perché allora qui le applicazioni coreane funzionano ovviamente, ma ho notato che vanno molto a rilento. Però in realtà mi fa la stessa cosa quando sono lì in Corea, soprattutto con l'app tipo delle mail, mi arrivano sempre più tardi di quello che mi arrivano. Però ripeto, sono molto contenta perché sono riuscita a prendere il biglietto per andare a vedere il concerto di Yoongi al cinema, quindi con l'IMAX eccetera eccetera. Non ho preso lo spettacolo dove si va con l'Army Bomb, perché io ho fatto un fioretto e ho detto che la prossima volta che accenderò l'Army Bomb sarà per un loro concerto. L'avevo già detto a Busan. Poi c'è stato appunto il concerto di Yoongi, sempre un loro concerto era, quindi non ho rotto questo patto. Sono contenta così. Purtroppo Rosalba non può venire con me perché lei in quel periodo poi starà in Italia, quindi niente, non ho altre amiche Army. In realtà non so se c'è qualcuna di voi che sta in Corea in quel periodo, me lo faccia sapere, ci andiamo insieme. Però anche se vado da sola, insomma, lo sapete che io non ho problemi, non vedo l'ora. Non so adesso come hanno montato
trovato il tutto, perché questo qua è il detour delle ultime date che hanno fatto appunto a Seoul. E come sapete erano 3 date e io ne sono andata a 2 e mi sono persa Tony Montana. Però ho visto JK, ho visto Namjoon, insomma, mamma mia, quanto tempo è che non parlavo di loro. Mi sono quasi strano. Però anche se io non ne parlo, sappiate che sono sempre nei miei pensieri. E quindi appunto non so come hanno montato questo fatto, se hanno messo poi le 3 esibizioni bonus, chiamiamole così, tutte insieme, insieme poi al resto delle canzoni che invece ha fatto tutte le sere. Non lo so, non lo so, staremo a vedere. Questo è il mio regalo bonus di compleanno, perché poi lo sapete, il mio compleanno è il 22 di aprile. In realtà a me non piace festeggiare, fare niente di che, quindi sicuramente non farò niente di che. Non so, per ora non ho programmi, però ecco, di questo sono molto 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 contenta. Finisco di montare un video. Ragazzi, siamo appena usciti a vedere Dune. Devo vedere i miei video recensione del film a casa, perché veramente è stato molto complicato. L'ultima ora poi così, quindi non so bene cosa ho visto. Bello però, le musiche stupende, Io però ve l'ho detto, questi film purtroppo non li capisco. Cioè per me sa un po' di Star Wars, non capisco. Buongiorno ragazzi, benvenuti in un'altra giornata. Anche perché ora che sono qui in Italia mi sono un po' lasciata travolgere. Quindi ultimamente ho registrato pochi clip, penso di aver saltato qualche giorno. Comunque l'altro giorno sono andata a pranzo con Giulia e poi abbiamo detto andiamo a trovare Sara, 100 colpi di lima, e vediamo se magari a posto per farti le unghie. Perché ovviamente io ho detto vabbè, quando torno poi mi fai le unghie pazzesco, bla 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 bla. E alla fine le abbiamo fatte, quindi è stato tutto così catapultato che vi ho ripreso il video, penso lo possiate trovare nei reels di Instagram. Stavolta sono pazzesche, il problema è che sono lunghissime, anche per me che sono abituata a portarle lunghe, tra virgolette, anche se sapete che nell'ultimo anno e mezzo ho fatto un po' avanti e indietro tra no unghie, forma comunque corta, e poi le avevo rifatte da Sara, quindi le ho continuate per un po'. Questo è il risultato, che è un capolavoro, Cioè guardate... Qui questa è fatta tutta in dual, il metodo finto muretto, i colori sono bellissimi eccetera. E poi questa è una mandorla moderna, credo. Ieri mi dovevo lavare i capelli assolutamente, perché poi domani è Pasqua. Ah, tra l'altro ho tagliato anche i capelli, che ora non so quanto si possa notare, però vedete che li ho fatti più pari. Vabbè, divergenza a parte, dovevo appunto lavarmi i capelli e non riuscivo, cioè proprio a metterci le mani dentro. Mi sento ancora, in realtà ancora un po' tipo non so come fare. Solo che Sara le voleva fare così, quindi devo seguire il grande capo, perché poi stava anche in diretta su TikTok e vi ha fatto scegliere un po' voi, insomma, chi c'era, insomma. E quindi ieri, prima di lavarmi i capelli, mi sono messa a limare. Come sapete, io con le unghie me le cavo, me la cavicchio, e quindi sono riuscita anche a rifare perfettamente, vedete, tutte le forme. Poi queste unghie sono in balance, quanto adoro dire questa cosa. In balance vuol dire che l'apice e la punta sono, vedete, sullo stesso piano, quindi non hanno la bombatura classica, e le adoro. In realtà penso che potrei passare a questa forma per il resto della mia vita, perché è bellissima. Ovviamente fa effetto quando è bella lunga, non mi dispiacciono per niente, devo solo abituarmici, quindi ok. Comunque oggi ci siamo svegliate molto presto, sia io sia mia madre, perché praticamente mi è uscito un cicettino sulla schiena, che ora vi farò vedere, niente di schifoso, quindi potete guardarlo tutti, che mi dà fastidissimo. Non è che me lo devo togliere perché motivo X, semplicemente mi dà fastidio perché mi tocco molto spesso la schiena, mi gratto, e oppure che me lo stacco prima o poi, quindi meglio andare e sbruciacchiarlo così casca e fine. Vedete, è questo cosino qui. Quindi mi skincare e poi, visto che sento mia madre sta scendendo, sentite che passo suave, mi vesto. Donna che caga tutto. Aia. Ah, praticamente è il pollo, so. Oh, aspetta, aspetta. Sì. No, però appunto è un po' odioso. Guarda che ci faccio. Aia, che cavolo. Aia. Aia. Ecco qua. Sara, così, dai, tira. Ah, ho capito. Ma non fa niente. Ma tu sei abituata ai pizzicori del laser. Tu ti sei fatta il laser su in braccio. È già andato. Salutalo, ciao. Comunque avete detto voi bene in qualche storia, non mi ricordo.
Io scappo dal vento e mi ritrovo altro vento qua. Guarda se poi questo mi fa passare sulle strisce. Quanto l'odio sta cosa che mi fanno passare sulle strisce. Ma allora, se ci sono un motivo c'è. Ora stiamo passando a prendere il disinfettante per questa cosina. Ecco la caga sotto. Ma quale caga sotto? Ciao. Allora, praticamente abbiamo preso la pizza. Abbiamo spostato il tavolo qui perché si è girata l'antenna della TV in cucina. Ecco qua la situazione. Allora, vi ricordate che avevo preso l'uovo e l'avevo pesato per vedere se c'era Ariel qui dentro? Dobbiamo vedere se c'è. E? No. Ma no, cosa? E tu quale vorresti? Ariel. Perché lei dice il peso. Vuoi Ariel, vuoi. Adesso lo apro. Cosa c'è? Ariel. Ma da costruire, dove sì, sta? Sì. Funziona. E quanto doveva pesare Ariel? Come fai a sapere? Ci sta gente che ha appurato la teoria, e mica io. Guarda come va. Andate, sì. Come sta dando? Capirai. Questo è un po' più umile perché, come vedete, non voleva spendere troppo. Poi sono arrivata io. No, non te volevo far mangiare troppa cioccolata, è diverso. We don't stand excuse. Not anymore. Questo, se non mi esce Flora, purtroppo urlo. Se mi esce Bloom, poi esco proprio di casa. È più cicciotto questo, però. Guardate, una palma. Sarà un segno che devo andare ai lei? Niente. No, il prossimo viaggio sarà in Giappone, ve lo dico. Lo sapevo. Cos'è? Non lo so, è vestito rosa. La tua preferita! Come ho scelto, guarda! Guarda, no, vabbè, mi sento male. Ora invece cosa devo fare? Mi sono solo le 10:40. Devo mettere prima di tutto la sveglia, che se no domani non mi sveglio. Però appunto volevo fare i capelli perché non voglio farli domani. Ovviamente li voglio sboccolare. Allora, contate che io li preferisco 100 milioni di volte così. Ora, ripeto, vabbè, sono tutti appiccicati perché non li ho aperti. Però guardate quanti sono. Avrei voluto riprendervi quando avevo fatto in metà quella liscia. E ripeto, questi tipo il quarto giorno sono l'apice proprio, la cosa più bella che possiate vedere. Infatti questa piastra conto di portarla, che poi non è una piastra ma è un cilindro, un ferro, vabbè. Ovviamente mi sono bruciata perché se no non sarei io, mi stava scivolando mentre facevo la ciocca davanti. Presa letteralmente qua, proprio zac, ho fatto di questo, un altro segno di guerra. L'ennesimo, perché tanto sulle mani ce l'ho poi. Questa è dell'altra volta a Natale. Le altre, per fortuna, me li sono quasi tutte perse. Buona Pasqua, amichetta, buona Pasqua. Io sono la Spoopy qui. Spoopinita, ciao. Fa vedere le ovette. Fa vedere che c'è il signor Zippete. Questo che da qua sembra di un carino. Ci sono anche con i gatti, eh. Bella, ti devo far vedere anche un'altra cosa. Questo viene direttamente dalla Corea. Ah, ci ha messo le mandorline. Sì, le mandorline all'aglio. No, morta. Vediamo. Sono all'aglio. Ecco qua, io sono molto curiosa di assaggiare questo, di assaggiare quella, è la mia preferita, è una di più di limone. Ragazzi, io non vi ho ripreso più di tanto perché ogni tanto ci provo ma ci sono troppe persone, non è che posso dire zitti tutti un attimo, devo registrare. E noi siamo romani, quindi sapete che cosa esce da queste bocche, meglio che non lo dico. Comunque, Sara, mi sono fatta portare i prodottini che mi ha usato anche per le unghie, non so se ve l'avevo detto questa cosa, perché io ho un altro colore di gel e avevo le dual di un'altra forma, quindi mi sono fatta portare le dual mandorla russa, che è questa qua, e poi appunto il gel, questo qua è il cipria. Vi giuro, i prodotti di Sara, ora non perché lei è amica nostra, ma sono stupendi, mi ci trovo benissimo. Lo sapete, io faccio le unghie, cioè, su di me, mo su Ross, perché insomma stiamo lì, però li adoro. Se siete di Roma passate al negozietto suo, eccolo qua, e vi prendete le cose. Adesso me lo metto qua nella bustina prima che mi scordo, tanto dopo me dovrò portare sicuro qualche robetta da mangiare a casa. E mo io porto la pastiera perché mamma mia, la mia vita quella pastiera. Tra l'altro la mamma di Giulia l'ha fatta con il riso, non con il grano, perdonatemi amici napoletani, ma è veramente buona, non l'avevo mai mangiata. Io adoro la pastiera perché figurate a me le cose cremose con la crema. Comunque stiamo ancora mangiando, sono le 4 di pomeriggio.